scusate, leggevo nella chat che voi continuate a non sentire durante qualche video, non che ci fosse qualcosa di fondamentale, però vi confermate questa cosa? Sentiamo male più che altro, c'è tutto ovattato. Dei video in condivisione. Sì. Cioè, per niente. Cioè, diciamo che si sente, ma non si capiscono le parole, quindi è come se non sentissimo praticamente. Condividendo il video, c'è una casella in cui c'è scritto condividi audio del computer, mi sembra. Quindi è anche semplice in realtà farci sentire Però meglio. io riprovo. Io adesso, per esempio, mando in condivisione questo è un video. Nel frattempo che This is the story adesso sentite. So you might know what happened during the sandwich. Come prima. È come se troppo alto il volume e ci fosse un rumore di sottofondo, quindi noi sentiamo rimbombato, capito? Quindi non si sente nulla. No, ma noi sentiamo praticamente l'audio dal micro, cioè dalla stanza, esatto. Quindi è per quello. Dovrebbe interrompere la condivisione, ricondividere e ricondividendo c'è una casella proprio in cui c'è scritto condividi audio computer, mi sembra. Lo so, però questo significa uscire sempre da PowerPoint e ricominciare. Cerchiamo un modo più smart. No, cioè, se lo fa all'inizio, dopo non deve rifarlo ogni volta, credo. Proviamo questo. Faccio un'ultima prova e poi se non... This is the story Ora? of Meglio? uguale a prima. Basta farlo la prima volta che condivide. Meglio? No, purtroppo no, basta farlo in realtà Meglio? la prima volta che condivide. Oh, mi sento per No. niente più. Oddio, E ho condivide combinato. le slide e Mi poi dura per sentite? tutto. Ecco. Che cavolo ho combinato adesso? Sta drippando, Ora mi sentite? Che cavolo è successo? sì, Mi ma noi la sentite? sentiamo. Scusate, faccio l'ultima prova con un video. From February 1692 to May 1693. Ora, come funziona? No, purtroppo non sentiamo. Comunque basta se la Sento prima il volta pulsante. che condivide lo schermo, si Io lo sente? riprovo, ma ti faccio No, vedere no, come sto scherzando. funziona. Io ricondivido. Dove sta? Ah, capperi. Capperi. The Puritan community in Salem, Massachusetts was Perfetto. Eccola. Benissimo, Scusate, perdono, non che fosse fondamentale, però insomma, grazie. Allora, indipendentemente, andiamo a chiudere perché sennò davvero, dal fatto che agiscano su meccanismi noradrenergici e serotoninergici, almeno per quanto riguarda l'MDMA, l'estasi, e indipendentemente da una gamma di effetti diversi, va da sé, ma l'ho già detto, che poi gli utilizzi come sostanze d'abuso possono cambiare in base a trend culturali, ma anche a trend spesso difficilmente, come dire, comprensibili, perché sono fatti di un mercato spesso illegale. Uno fotografa, come in questo caso,
prendendo un intervallo di anni, come negli Stati Uniti, siano aumentate le anfetamine e diminuite le anfetamine. Ma ripeto, trattandosi di un mercato sostanzialmente illegale, è davvero difficile trovare le spiegazioni sulle modifiche delle regole del mercato, se tale si vuole. E chiudendo questa parte, vi ricordo di nuovo per l'ennesima volta che la maggior parte dei farmaci che agiscono sul meccanismo serotoninergico le incontreremo al momento giusto parlando di disturbi psichiatrici. Vi ricordo la PCPA come antagonista che agisce sull'enzima che converte il precursore triptofano. Vi ricordo la solita reserpina che col solito meccanismo aspecifico agisce come antagonista di tutte le monoamine, anche della serotonina. Vi ricordo la flenfuramina, principalmente usato come farmaco anoressizzante in casi molto gravi di obesità, che è un agonista serotoninergico, e poi tutta la gamma degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e principalmente la fluoxetina, che sarebbe il principio attivo del Prozac. Dicevamo all'inizio di queste ultime lezioni che propriamente parlando possono essere definiti neurotrasmettitori solo, il GABA, l'acido glutammico e la glicina, perché sono quelli che sostanzialmente poi mediano la trasmissione delle informazioni in entrata e in uscita, mentre tutti i neuromodulatori in massima parte vengano sintetizzati dentro i neuroni, principalmente nel loro corpo cellulare, in alcuni casi, come per esempio la noradrenalina, addirittura nelle stesse vescicole sinaptiche. Questi neurotrasmettitori invece derivano direttamente dalla nostra assunzione di nutrienti, perché sono a base di amminoacidi, quindi hanno da un punto di vista strutturale una relativa semplicità, anche se poi, come vedremo, i recettori sono molto complessi. I due principali e al polo opposto neurotrasmettitori sono il glutammato, chiamato a volte anche acido glutammico, e l'acido gamma-aminobutirico, la cui abbreviazione ovviamente sta per GABA. Nei fatti noi parleremo principalmente di GABA, anche se vi ho già detto che c'è un secondo neurotrasmettitore inibitorio, che è la glicina. I recettori glutammatergici sono principalmente quattro individuati fin qui, e sono, come leggete, tutti ionotropici. Il recettore NMDA, importantissimo, non è oggetto per voi di programma, il capitolo apprendimento e memoria non è oggetto di programma, ma semmai deste un'occhiata ai meccanismi cellulari dei fenomeni di apprendimento, cioè le basi neurochimiche dell'apprendimento, la maggior parte sono mediate esattamente da questo sottotipo dell'acido glutammico, che l'N-metil di aspartato. N-metil di aspartato si abbrevia più comodamente in NMDA. Ionotropico, come ionotropico il recettore AMPA, come ionotropico il recettore cainico o cainato. Il recettore cainato, o meglio, l'acido cainato o cainico, lo troveremo nelle prossime lezioni sul metodo, perché viene usato all'interno dei metodi di ricerca per disattivare l'attività neuronale. Mentre è metabotropico un solo recettore, che è quello metabotropico del glutammato. Il glutammato è un recettore complesso,
recettore complesso e per certi versi ancora in parte misterioso. Perché? Perché ha diversi cisti di legame per sostanze fra loro molto diverse. Prima di tutto, l'arrivo al recettore del glutammato stesso non è condizione necessaria e sufficiente per l'apertura dei canali ionici, ma è necessario affinché l'arrivo del glutammato apra i canali per il calcio principalmente, che ci sia anche l'attivazione del recettore per la glicina. Tutte altre cose che un recettore per noi trasmettitore inibitorio. Quindi qui vedete il paradosso che per attivare un recettore principalmente eccitatorio, anche un neurotrasmettitore eccitatorio, deve avvenire comunque l'attivazione del recettore per un neurotrasmettitore inibitorio, che è quello che risponde alla glicina. C'è di origine a tutt'oggi non conosciuta un recettore per lo zinco e un altro per le poliammine. Un altro aspetto bizzarro del recettore NMDA è che i canali ionici sono ostruiti da uno ione magnesio. Quindi non basta neanche che ci sia prima l'attivazione del recettore glicinergico, poi l'attivazione del recettore glutammato, ma deve essere rimosso anche questa specie, perdonate il termine, di tappo, cioè di questo ione magnesio che ostruisce i canali. E questo avviene mediante variazioni del livello di polarizzazione del neurone, per cui sostanzialmente il neurone e il recettore, scusate, si attiva sia con variazioni elettriche sia con variazioni chimiche, o meglio con tutte e due. Ma a complessificare ulteriormente e senza tutt'oggi una spiegazione dentro i canali ionici, oltre allo ione magnesio che ostruisce, è stato trovato un recettore per una droga di sintesi. Questo è un bel mistero. Cioè, la PCP, che è un'altra ennesima abbreviazione, sta per fenciclidina. Ne parleremo a lungo quando parleremo di una classe di sintomi della schizofrenia chiamata sintomi negativi. Perché alcune delle conseguenze dell'abuso di questa droga, chiamata popolarmente nelle culture dell'abuso polvere d'angelo, dà degli effetti simili psicotici, simili schizofrenici, in parte equivalente a questi cosiddetti sintomi negativi della schizofrenia. Perché ci sia un recettore dentro i canali ionici del più diffuso neurotrasmettitore per la PCP, a tutt'oggi non c'è una risposta, tranne il fatto che l'hanno identificato. Costituisce a tutti gli effetti un mistero, ovviamente rende ragione degli effetti, fra gli effetti euforizzanti della PCP. Qui leggete alcuni degli effetti di questa droga, però non ci dice perché il recettore contenga all'interno questo sito a cui si lega una droga di sintesi sostanzialmente, quindi neanche esistente nel regno, insomma, in natura. Dai. Dall'altro polo, l'acido gamma-aminobutirico è responsabile della principale trasmissione inibitoria, anche se l'espressione che sto per usare è un po' bizzarra. Il nostro cervello, noi, abbiamo bisogno di inibizione tanto quanto abbiamo bisogno di eccitazione.
Ve lo dico in modi due modi diversi. Il primo, il vostro cervello adesso non sta facendo, non sta processando un tipo di materiale, ma decine di cose sta facendo. Sta processando forse l'informazione uditiva della mia voce, sta processando ovviamente l'informazione visiva, ma ne sta processando molte altre. Quella somatosensoriale, la percezione del vostro corpo su queste scomode sedie, quella per esempio termica, freddo, caldo, legato a quello che indossate, quello olfattivo, se c'è qualche particolare odore nell'aria, ma si potrebbe continuare. È evidente che tutto questo flusso di informazioni arriva al cervello, ma arriva al cervello in zone diverse. E il cervello, visto che l'ho usato oggi per un'altra cosa, non può essere come quello dell'LSD, in cui tutto è connesso con tutto, ma al contrario, i singoli moduli corticali devono essere isolati, evidentemente, fino a prova contraria. E quindi è evidente che a livello cortico-corticale ci debbano essere moltissimi neuroni inibitori che fanno sì che ci sia chi sta analizzando linguaggio, chi sta analizzando visione, chi sta analizzando la percezione somatosensoriale e così via. Che così sia, come spesso capita, ce lo dimostra la più diffusa patologia in cui c'è un'eccezione a questa regola, che è l'epilessia. L'epilessia, l'abbiamo già detto brevemente, è l'innesco specifico da una zona, da un focolaio, che non a caso si chiama epilettogeno, però poi questa parossistica attività elettrica, ragazzi, sfrutta le strade che già esistono, e le strade che già esistono sono i vie, i neuroni, i circuiti che servono per l'informazione, e poi si distribuisce. Ovviamente si distribuisce in maniera diversa a seconda delle tipologie di epilessie. Per esempio, quelle focali e quelle generalizzate hanno modelli di diffusione diverse. Ma la patologia epilettica, o meglio, l'innesco della crisi epilettica, ci dice come la specifica distribuzione dell'eccitazione nervosa non è desiderabile, perché determina comportamenti parossistici come quella dell'epilessia. È talmente vera, per certi versi, al negativo, che gli agonisti GABAergici, cioè i farmaci che esaltano la trasmissione del GABA, sono stati la principale, almeno la prima classe storica di farmaci per trattare l'epilessia. La dico ancora meglio, mentre negli anni più recenti si è affiancata una seconda classe che si chiamano anticonvulsivanti, cioè che agiscono sul sintomo convulsione, la classe principale per decenni sono stati i barbiturici. I barbiturici abbandonati come ansiolitici, abbandonati come ipnotici, hanno avuto invece una stagione abbastanza lunga come antiepilettici. Di nuovo, la logica con la quale si somministra in parte ancora in alcuni casi barbiturici nell'epilessia è di ripristinare fenomeni inibitori all'interno della corteccia, così da impedire la specifica diffusione dell'eccitazione. Solo per indicare che davvero il bilancio complessivo di sinapsi glutammatergiche eccitatorie e sinapsi inibitorie GABAergiche sono sostanzialmente tutte e due precondizioni fondamentali al funzionamento cerebrale e a un livello, come dire, adeguato di attivazione.
abbiamo sostanzialmente recettori cosiddetti GABA A ionotropici e, come leggete, recettori GABA B betabotropici. Quelli più noti, quelli più rilevanti sono quelli ionotropici, il GABA, anche perché il meccanismo dell'apertura di canale del coro e quello dei recettori GABA è alla base di classi fondamentali di farmaci. L'ho detto adesso incidentalmente i barbiturici, ma tutte le benzodiazepine, tutti gli ansiolitici, tutti gli ipnotici, sono tutti agonisti GABAergici, quindi farmaci che esaltano la trasmissione del GABA. Anche nel caso del GABA, come nel caso dell'NMDA, che era un sottotipo recettoriale glutammato, abbiamo un recettore complesso, lo vedete, con almeno 5 siti di legame. Anche qui non tutto sappiamo. Sappiamo certamente che c'è un sito per le benzodiazepine. E viva Dio, visto che le benzodiazepine sono la principale classe di GABAergici che da ormai alcuni decenni costituisce il principio attivo degli ansiolitici e degli ipnotici. Ma abbiamo anche il sito di legame per i barbiturici e probabilmente per l'alcol. Verrà un tempo per l'alcol quando faremo sostanze di abuso, ma vedremo che l'alcol agisce sia sui recettori del GABA sia sui recettori del glutammato, o meglio dell'NMDA. E questo spiega perché quando vi siete inciuccati, quando ci siamo inciuccati, perché a tutti quanti capita prima o poi, abbiamo avuto effetti euforizzanti, che sono quelli nella gamma degli effetti immediati dei recettori glutammatergici dell'NMDA, ma anche effetti sedativi e poi crollati come terrecotte. E quelli sono molto verosimilmente quelli GABAergici. La ripeto, dell'alcol verrà il tempo in cui ne parleremo. E ovviamente sul recettore del GABA c'è il sito di legame per il neurotrasmettitore stesso. Poi sul sito del GABA c'è pure un sito di legame per gli steroidi, quindi alcuni ormoni sono suscettibili di modificare il recettore GABA. E infine c'è un sito di legame per un veleno, perché la piclidossina è un veleno. L'esistenza sullo stesso recettore, seppur con siti di legame diversi, rende ragione di qualcosa che già sapete, come quasi conoscenza comune, che quando assumi, beh, ormai non mi è mai successo perché non c'avete l'età, un barbiturico, perché è precedente, un barbiturico, o quando assumi una benzodiazepina, non è mai buona cosa assumere alcol. Una delle ragioni è perché ha gli effetti additivi e interattivi fra tutte e due le sostanze, moltiplicando spesso alcuni effetti indesiderabili. Che l'assunzione di sostanze o farmaci che agiscono sullo stesso recettore di effetti, come dire, a volte difficilmente districabili, ce lo dà un ultimo principio, quindi quasi a chiudere questa serie di lezioni cominciate con i principi della farmacocinetica, il principio chiamato tolleranza crociata. La tolleranza sapete cos'è? La tolleranza sostanzialmente è, all'interno di una storia cronica di assunzione di un farmaco, la necessità di assumere quantità progressivamente aumentate di quel farmaco per avere gli stessi effetti. E abbiamo già detto che la potete concettualizzare, tolleranza, come una forma di rincorsa delle sinapsi che cercano di adattarsi alla cronica presenza del farmaco, diminuendo i recettori postsinaptici,
o diminuendo la loro responsabilità. Però l'atto dell'altra crociata è qualcosa di ancora più sorprendente per certi versi. Prendiamo un paziente epilettico che sia stato e sia in trattamento con un barbiturico. Va da sé, ve l'ho già detto, ne abbiamo parlato, i barbiturici hanno un profilo di tolleranza molto sfavorevole, hanno anche un margine di sicurezza, vi ricordate, molto stretto, quindi un indice terapeutico basso. Comunque, lasciando stare questo, hanno una storia cronica di utilizzo. Poi della serie, non facciamoci mancare mai niente, suo paziente c'ha anche, a un certo punto della sua storia, una storia di disturbi d'ansia. Facciamo finta che si scelga un trattamento farmacotico, dico facciamo finta perché per disturbi d'ansia non è affatto detto che sia la prima scelta un ansiolitico, e già abbiamo detto che gli ansiolitici sono agonisti GABAergici. Ovviamente ogni clinico, principalmente sono psichiatri, che comincia una storia farmacologica, se non è proprio bevuto il cervello, comincia con dosaggi molto bassi. Ha maggior ragione, perché molto spesso lui sa che stai per avere una storia lunga, quindi devi partire il più basso possibile, evidentemente. E scopre che quel paziente, quello epilettico, le dosi usuali, con piccole varietà tra gli individui, a lui non gli fanno alcunché, e che il livello di dosaggio da cui deve partire è molto più elevato. Cioè, che cosa è successo? È successo che è come se avesse una storia di tolleranza alla benzodiazepina, pur senza aver mai assunto benzodiazepine. E la spiegazione qual è? La spiegazione è che purtroppo i suoi recettori GABA hanno avuto una lunga storia di tolleranza per il barbiturico. Determina questa tolleranza in maniera crociata un simile meccanismo anche per i settori a benzodiazepine che non hanno mai assunto. Nella figura fa lo stesso discorso dell'alcol, ma vale la stessa cosa, perché se anche l'alcol agisce sugli stessi recettori, evidentemente si incontrerà con un meccanismo crociato. E quello della tolleranza crociata lo incontriamo non solo per il GABA, e quindi non solo per benzodiazepine come il Valium e alcol, barbiturici e benzodiazepine, barbiturici e alcol, ma in tutti quei casi in cui abbiamo sostanze che comunque agiscono sullo stesso recettore, anche se con recettori diversi. Gli esempi più comuni sono barbiturici e benzodiazepine, l'abbiamo detto. Barbiturici, benzodiazepine e anche anestetici e anche franfetamine e cocaina. Anche qua non vi stupisce. Oggi abbiamo cominciato la lezione rivedendo come, oltre al doppio neurotrasmettitore noradrenalina e dopamina, hanno meccanismi sostanzialmente molto simili. Vanno ad agire sugli stessi neurotrasmettitori e quindi storie croniche dell'uno e dell'altro determinano un livello di tolleranza anche per la sostanza che non ha mai assunto. Non è questo il caso, ma visto che oggi abbiamo parlato di LSD, la psilocibina, un'altra sostanza, droga psichedelica, sintetizzata sulla base dell'esperienza della mescalina e dei funghi del peyote, insomma le droghe storiche centroamericane, identicamente condividono lo stesso meccanismo crociato. Ma, ripeto, la regola generale è che questo vale quando sostanze diverse condividono lo stesso recettore, anche se magari con siti di legame diversi. A questo punto
andiamo molto più agili. Perché andiamo molto più agili? Perché il capitolo è quasi finito, sono rimasti peptidi, lipidi, ma ne parleremo lungamente al momento giusto, perché quasi tutte queste sono sostanze d'abuso che tratteremo nello specifico. Quindi davvero adesso lo liquidiamo in poche parole. I peptidi sono anch'essi aminoacidi, o meglio, sono gruppi di aminoacidi inseriti in una sequenza peptidica. E a questo ovviamente i principali sono gli oppioidi, ho stressato il termine oppioidi per differenziarlo da oppiacei. È semplicemente la convenzione linguistica che quando si parla di oppioidi si parla di quello che facciamo in casa nostra. Gli oppiacei sono invece le sostanze esogene. Abbiamo già detto che esistono recettori che mediano il dolore, quindi l'analgesia, ma anche che entra in gioco il meccanismo di rinforzo. E sono recettori per le endorfine. Sono tre classi di recettori che prendono, ma anche su questo torneremo lungamente quando parleremo di sostanza blu, delta, mu e gamma, che rendono ragione dei diversi effetti degli oppiacei quando assunti dagli individui. Ovviamente si citava prima il naloxone, ma l'abbiamo già detto in altra occasione, il naloxone è il più potente antagonista degli oppioidi e degli oppiacei. Ha una capacità istantanea. Professore? Sì. Scusi, potrebbe ripetere perché ha estremizzato, tra virgolette, la parola oppioidi? Aveva detto, mi sono perso quella spiegazione. Gli oppioidi sono le morfine endogene, se vogliamo semplificare. Quelle che vengono chiamate endorfine o encefaline. È roba che produciamo noi. I recettori non sono stati sviluppati per assumere le sostanze esogene, ma perché servono a modulare il dolore. E quindi noi produciamo in vari contesti di esposizione al dolore degli analgesici naturali. E su questo abbiamo specifici recettori, con queste tre lettere greche, che spiegano i diversi effetti degli oppiacei o degli oppioidi. Ok. Gli oppiacei invece sono le sostanze esogene. Gli oppiacei sono l'eroina, la morfina, o peggio ancora, le nuove sostanze che vengono usate, sono di sintesi. C'è un nuovo mercato esploso di analgesici a base morfinica di sintesi che sono molto più potenti, ma che hanno, come potete immaginare, un mercato parallelo di uso nell'abuso delle sostanze. E il naloxone, ha detto, è il antagonista di questi oppioidi? Chi è antagonista? Il naloxone sì. Okay. Il naloxone è il più potente antagonista. Il naloxone è un farmaco salvavita. Ve lo dicevo già. Quando il tossicodipendente va, come si dice ormai in linguaggio corrente, in overdose, il primo problema per prevenire che sopraggiungono conseguenze estreme, la morte, e per far ripristinare la funzionalità respiratoria, perché la causa ultima è poi il blocco della funzione respiratoria, e quindi immediatamente abbassare il livello di oppioidi o di oppiacei. E si somministra Narcan, il nome commerciale, insomma, naloxone. Alla domanda ingenua, ma logica, ma allora non si potrebbe trattare la dipendenza da eroina dando a tutti quanti naloxone, manco per sogno. Perché? Perché dare, lasciando stare l'overdose,
a un tossicodipendente con una storia di eroina, di naloxone, significa precipitarlo istantaneamente in astinenza. Perché la naloxone fa il suo lavoro di essere, insomma, antagonista e di pulire in tempi relativamente rapidi le sinapsi di questi recettori mu, delta e gamma. Ripeto, a maggior parte di queste cose le tratteremo più avanti e non è molto. Ultimo pezzo, non so, dimmi. L'eroina c'è ancora, anzi l'eroina ha dei trend storici in cui sta ricomparendo, perché ha avuto un trend storico in cui si è abbassata drammaticamente, auspicabilmente, attorno a fine degli anni 90, però sta ricominciando, dimmi, scusa. No, volevo chiedere, io ho visto il documentario, quello di San Patrignano, sì, che dicevano appunto che curavano i problemi con l'eroina, eccetera, dando altri farmaci, se non sbaglio. Quali erano questi farmaci? Non so cosa faceva San Patrignano, sinceramente. No, aspetta, spiego. Il documentario non l'ho visto. La vicenda di Nuccioli e di San Patrignano più o meno mi è nota, anche perché ho l'età in cui, insomma, accadeva che io ero adulto. Principalmente l'approccio di San Patrignano non era farmacologico. No, infatti era il contrario, cioè Nuccioli diceva di non dare niente. Esatto, esatto. Uccioli sostanzialmente non ricorreva a farmaci, e questo in sé non sarebbe sbagliato, perché non c'è una vera farmacologia che aiuta la tossicodipendenza. Diciamo in maniera diversa: sappiamo abbastanza di psicofarmacologia degli oppiacei per sapere come si fa a disintossicarsi. Ma guardate, vale pure per me, che sono, come vedete, fumatore e tabagista. Cioè, liberarmi degli aspetti farmacologici della dipendenza dal principio attivo nicotina è relativamente facile. Come liberarti dagli effetti farmacologici è relativamente facile. Il problema è che la storia della dipendenza dall'eroina, la stessa cosa per tanta fortuna, e da nicotina, non è solo riducibile ad aspetti di farmacologia. La farmacologia si risolve in pochi giorni, e non è solo un problema di astinenza. Ho detto qualche secondo fa che non sarebbe una bella idea dare naloxone, perché tu lo prendi e lo precipiti in astinenza. E una decina d'anni fa fu introdotto un metodo che voleva essere innovativo in Israele per trattare farmacologicamente i tossicodipendenti, che ho detto io, se dai naloxone lo precipiti in astinenza. Ma l'astinenza non è infinita, ha una durata temporale di alcuni giorni. E quindi il metodo l'uovo di Colombo, tra virgolette, prendevano e mettevano una specie di situazione di coma. In realtà non era coma, era sonno indotto prolungato per giorni. Come a dire, io ti ripulisco tutte le sinapsi di eroina e poi riesci fuori pulito come un bambino. E i 2 o 3 giorni che hai fatto narcotizzato non è subito alle conseguenze della stessa. Non era grande furbata, limitava gli effetti negativi dell'astinenza, però tutti i fattori di altro ordine che stanno alla base di una storia di dipendenza li lasciamo intoccati. Infatti quel metodo, tornando a San Patrignano, quello che tu hai sentito è che giustamente, per certi versi, almeno questo è giusto, Muccioli si contrapponeva al classico approccio farmacologico alla tossicodipendenza. Qual è il classico approccio farmacologico alla tossicodipendenza? No, ripeto, queste cose qua le faremo. È il metadone. Ma il metadone, come sostanza, ha un profilo di abuso, ha un profilo di dipendenza, in parte simile all'eroina. C'ha molti vantaggi. C'è il vantaggio che la modalità di assunzione è in forma di sciroppo e quindi non rinforza certi meccanismi di apprendimento legato all'ago, alla vena, insomma i rituali della dipendenza dell'eroina.
però negli anni, nei decenni, si sono sviluppate dipendenze da metadone tanto quanto quelle da eroina, solo che sono state dipendenze, tra virgolette, di Stato. Ma di nuovo, non è approcciabile un problema come una tossicodipendenza, qualsiasi tossicodipendenza, solo con una scelta farmacologica. Se non lavori sul sistema di cause, che molto spesso non sono farmacologiche, che servono a fare tutto. Questa era la parte buona di San Patrignano, perché coglieva il fallimento della farmacologia. Poi si può discutere sui metodi che usava, ma quella è tutta un'altra storia. Chiudiamo sempre con argomenti che riprenderemo più avanti, che ci sono dei neuromodulatori anche a base lipidica. Il principale è, anche qua, distinzione tra sostanza naturale e quella che è sostanza del serio. È la nandamide, quella endogena, ma la sostanza invece esogena è il tetraidrocannabinolo, la cannabis, la marijuana, comunque voi la vogliate chiamare. Non è un caso che il recettore su cui agisce la nandamide, la sostanza endogena, e il tetraidrocannabinolo, la sostanza esogena, sono chiamati endocannabinoidi. Endocannabinoidi un po' come le endorfine, cioè i recettori endogeni che rispondono ai cannabinoidi. Non apro per adesso, quantomeno perché lo rifaremo più avanti, ma vi ricordo che esistono molti utilizzi terapeutici della cannabis. Certamente è una dei farmaci più efficaci per ridurre nausea e vomito. E per esempio in moltissime chemioterapie, in cui le conseguenze, fra altre cose, si prendono dei preparati sintetici da base sostanzialmente dello stesso principio attivo per contrastare. È trattamento per il glaucoma, lo si usa come, in massima parte, antidolorifico, la sclerosi multipla, cioè ci sono una gamma di utilizzi cosiddetti terapeutici della cannabis, o meglio del tetraidrocannabinolo. Questa è una banale rappresentazione schematica di dove sono collocati i recettori per cannabinoidi. Un grande addensamento, oltre alla corteccia, è a livello ippocampale. E questo spiega quello che già sapete. Ragazzi, uso la statistica del pollo. Una metà di voi ha fatto prima o poi esperienza di cannabis. Poi, questo lo può dire, è statistica, non è detto, può essere che zero l'hanno mai usata, però se proietto sui dati di popolazione, eccetera, e se così è, alcuni di voi hanno sperimentato, in conseguenza dell'assunzione, piccole dimenticanze. E qui vedete i recettori dei cannabinoidi sono a livello ipocampale. È una delle parti della circuitistica neurale su cui ci sono recettori per gli endocannabinoidi. Vabbè, l'anandamide, ve l'ho detto, è la sostanza naturale. Gli endocannabinoidi sono stati scoperti relativamente da poco tempo. E sono oggetto di molto studio, perché ancora non sappiamo esattamente che tipo di funzione giocano, perché, ripeto, indipendentemente dall'utilizzo edonistico, chiamiamolo così, della cannabis, mentre sappiamo con certezza che fanno le endorfine, che fanno le encefaline, cosa facciano fino in fondo? Perché si cominciano a presentare alcuni studi sul ruolo che giocano nell'ansia, sul ruolo che giocano nei comportamenti alimentari, però la funzione ultima a tutt'oggi di questi recettori CB1 e CB2 è ancora oggetto, in qualche modo, promettente di studi. Anche l'altra cosa, sempre con la statistica astratta, della fame, pure quella, cioè, perché purtroppo ci sono recettori cannabinoidi che sono in qualche modo locati in strutture promotrici del comportamento alimentare.
Ultima cosa, ma la cito solamente, è la demosina, che però faremo quando verrà il momento di fare il sonno, perché è una sostanza che si produce più che come neuromodulatore, è un'espressione dei metabolismi energetici cellulari. Quindi si accumula progressivamente con lo sforzo cellulare ed è uno dei più chiari indicatori del nostro bisogno di sonno. Perché? Perché più ore siamo stati svegli, più abbiamo accumulato accumuli di adenosina. Peraltro, la cosa che adesso andate a prendere fuori, chi di voi lo farà, la tazza di caffè, è un blando inibitore adenosinergico. È la ragione per cui, a parte il piacere, a parte il gusto e tutto il resto, per cui ha un blando effetto stimolante, è proprio quello di essere un antagonista adenosinergico. Mi fermo qua e chiudiamo. Domani cominciamo un argomento del tutto nuovo. Ciao Antica. E quindi facciamo i metodi di ricerca. Se volete guardarli, fatelo pure, però date per certo che tutta la lezione di domani in parte andrà altrove. Nella logica dei tre CFU di metodi e tecniche, la userò iniziando a parlare di metodi e tecniche, in generale di metodologia della ricerca e di filosofia della scienza applicata al metodo sperimentale. Però, insomma, cominceremo quel capitolo e quell'argomento. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederla, professore. Arrivederci.